In compagnia di Natalino Candido siamo sempre al Gran Galà delle Margherite. Natalino è il nostro esperto make-up artist, ma soprattutto Natalino è il parrucchiere delle dive da sempre. Allora Natalino, recentemente ho visto anche delle tue foto pubblicate su Facebook, sono foto del passato che ti ritraggono con tutte le principali dive italiane e non solo. Tu che sei un abitué di luoghi e posti come questi dove l'eleganza si coniuga anche con la charity, ecco, raccontiamo qualcosa, che cos'è per te l'eleganza in una donna e anche in un uomo? Allora guarda, l'eleganza nella donna è una cosa che ha dentro e la porta così con disinvoltura, chiaramente, poi è anche suffragata da un bellissimo abito e quindi diventa una donna elegante, ma l'eleganza è nei modi, nel sapersi porgere, nell'essere, e quindi questa qui per me è l'eleganza, è l'eleganza in assoluto, questa qui è l'eleganza per me. Questa sera le magiche creazioni di Luigi Bruno, che tu ben conosci, mi racconti qualcosa sulle acconciature di questa sera, come sono, qual è lo stile evocato da Luigi Bruno nella sua sfilata di moda? Gli abiti di Luigi sono bellissimi, l'ho visti sfilare, già conosco Luigi come lo conoscono in tanti, lo conosciamo tutti, gli abiti di Luigi non hanno bisogno di commenti perché si commentano da soli. C'è qualche abito prezioso che mi colpisce di più, qualche abito da sera che ha particolari rifiniture, quindi abbellisce ancora di più e arricchisce la donna ed è adeguata alla serata. Stasera ho visto le acconciature sono giuste, vanno bene, sono adatte ai vestiti, quindi mi pare che tutto si stia svolgendo nella maniera normale. Natalino, quali sono per chiudere i tre elementi che caratterizzano l'eccellenza della moda italiana e della bellezza italiana che tanto ci gratifica all'estero? Il fatto che sia tutto artigianale, il fatto che tutto derivi da una tradizione, che cosa secondo te? Ma secondo me noi ce l'abbiamo nel sangue, è ineluttabile questa, noi ce l'abbiamo dentro e la portiamo avanti. Secondo me qualche volta non abbiamo, non so se sono i mezzi che non abbiamo per poterla sfruttare, oppure non abbiamo quelle giuste caratteristiche per sfruttarle meglio, però è innegabile che la moda italiana in tutto, nella moda, in tutto, nell'arte e via dicendo, siamo sicuramente al primo posto per me, inevitabilmente. Bene Natalino, noi ti ringraziamo, ti lasciamo la tua serata con i tuoi ospiti, grazie.